Stiamo celebrando la Domenica delle Palme, la Domenica di Passione del Signore, e così prende avvio una grande settimana, la Settimana Santa, dove noi rivivremo i misteri della Passione del Signore. In questa Domenica siamo chiamati da Gesù a seguire il suo percorso di passione. Questo termine, passione, indica innanzitutto il subire una sofferenza, però allo stesso tempo il termine passione indica anche un movimento, un cambiamento del cuore. E questo cambiamento porta a realizzare qualcosa di grande, cioè l'amore di Dio. In effetti, il termine passione dice anche comunemente un amore pieno, un amore folle, un amore coinvolgente. E allora, guardando a Gesù crocifisso, a Gesù che soffre per amore nostro, Gesù che prende su di sé i nostri peccati, la morte, la sofferenza, anche noi siamo chiamati a partecipare a questa passione del Signore. Anche noi siamo chiamati ad accogliere nella nostra vita, come Gesù, la volontà del Padre Celeste. Anche noi siamo chiamati a vivere la nostra vita con gli stessi sentimenti del Signore, il quale ha un cuore grande, ha un cuore disponibile nel fare la volontà del Padre Celeste. Certo, la volontà del Padre Celeste non dobbiamo pensare che sia quello di mandare flagelli, perché il Signore non usa la frusta con noi, ma fare la volontà di Dio significa vivere la nostra storia con gli stessi sentimenti del Signore, significa invocare e vivere alla presenza di Dio. Per cui mi devo chiedere, in questo momento storico della mia vita, che cosa devo fare, che cosa il Signore mi chiede? Allora io rientro in questo caso veramente nella volontà di Dio quando veramente con umiltà mi pongo dalla parte sua, mi pongo dalla parte del cuore di Dio. Ma questo accogliere la volontà di Dio, questo vivere la mia vita in unione a Lui, genera un cambiamento e pertanto un movimento. Tutto questo avviene proprio nel Signore Gesù, il quale, assumendo la nostra natura umana, non solo è diventato uno di noi, perché il Verbo di Dio si è fatto carne, ma addirittura ha assunto tutto di noi, anche le prove, anche le sofferenze, addirittura la medesima morte. E allora, accogliendo tutto di noi, ha generato un cambiamento, ha trasformato la sofferenza in gioia, la morte in vita, l'infamia in gloria. E lui veramente, colui che nella sua passione trasforma il mondo, proprio nella sua esistenza terrena. Storicamente Gesù realizza questo nuovo percorso della vita, una vera creazione. Per questo anche noi seguiamo il Signore Gesù. Certo, Gesù dove va? Va sul luogo del cranio, il Calvario, sale il Calvario, viene crocifisso sul Golgota. Golgota e Calvario indicano il medesimo luogo.
sono il luogo, secondo la tradizione, in cui era stato sepolto il primo uomo, Adamo. E proprio su quella tomba viene instaurata, viene posta la croce. La croce del Signore. Questo perché Gesù è colui che salva radicalmente non solo Adamo, ma ogni uomo e donna della terra. E salva realmente proprio a prezzo del suo sangue, a prezzo della sua croce. Per questo Gesù trasforma la sofferenza in gioia, la morte in vita, perché dalla morte di Gesù è nata la nostra vita. E allora in questa domenica di passione vogliamo chiedere al Signore di donarci il ramoscello della pace. Vogliamo chiedere a Lui di donarci il suo conforto, perché abbiamo bisogno di Lui, della sua presenza. Però ecco, la presenza di Gesù ci deve portare ad avere un amore appassionato per gli uomini e le donne del nostro tempo. Sentiamoci parte di una comunità. Non pensiamo che stiamo sulla croce e a soffrire in maniera indicibile. Non pensiamo che questa nostra umanità ora sta cadendo nel baratro. Dobbiamo pensare che se sulla croce, dall'altro lato della croce, c'è il Signore, allora tutto sarà portato al bene. Tutto andrà veramente secondo un disegno che a noi sfugge. Perché se Dio è con noi, chi sarà contro di noi? Allora fidiamoci di Dio, però chiedendoci: io ho chiesto al Signore di portare la croce con me, o meglio, cambiamo i personaggi della Via Crucis. Devo dire al Signore: vieni a soccorrere la mia croce. Tante volte noi pensiamo che la croce la porti Lui e noi dobbiamo fare la nostra parte. Certamente questo è vero, la croce del mondo la porta il Signore, però è altrettanto vero che ci sono alcuni momenti in cui sembra che noi portiamo la croce ed è pesante. Allora in questi momenti dobbiamo dire: Signore, aiutami a portare la croce. E allora scoprirò proprio in quel momento che la croce la porta Lui, perché Lui non vuole il nostro male, ma vuole il nostro bene. E allora inseriamoci in questo dinamismo d'amore, il dinamismo della croce del Signore, e potremo già assaporare nel nostro cuore i bagliori della Pasqua.